This a the new thing a shot. Clappers, watch me style, new thing a shot. Bumper, jump on a back and it a thump. It a thump in a bubble and a bubble to pack in. Lay a cake there. Mai la mia
mistero è chiuso in me. Il nome mio nessuno saprà. Fa bene i brividi. No, no, mi legue nata tra montata e stella, tra montata e stella, all'alba vincerò. Sono rumeno, adesso vivo a Italia, vivo a Brescia e sono ingrasciato come un maiale. Ma che bello! Va bene, Italia, pizza, paste, reddito di cittadinanza, difficile di non ingrasciarti, no? Molto difficile, ti dico. Non mi piace, sono onesto, non mi piace essere così. Provo di dimagrire, vado a palestra. Pochi giorni fa mi ha fermato un barbone, mi ha detto solo così: non ha mangiato da 3 giorni. Mamma mia, 3 giorni, bravo, rispetto. Ma sono barbone, sì, ma sei magro, no? Sai quanto gente vuole essere come te? Non ne ho dato soldi, ma io ho alzato l'autostima, no? Mi sembra una cosa bella da fare, no? Essendo straniero, ovviamente, sono molto curioso di conoscere la cultura italiana. Ho notato che sono qualche differenze. Ero a 100 punto a un bar a Milano. Sono andato a bagno, ho bussato a porta e mi aspettavo di sentire com'è in Romania, sai? Occupato, chi è? Penso che in Italia siete più educati, più gentili riguardo a questa situazione, perché sono andato a bagno, ho bussato a porta, ho sentito sì. Mi sono vergognato, io non lascio che faccio quando arrivo a casa. Sono questi che ti chiedono chi è, è ancora una categoria molto più larga, sono quelli: tu sei a bagno, arriva qualcuno, bussa a porta, tu dici occupato giustamente e subito dopo vedi come prova ad entrare. Cosa fai? Non ti fidi di me? Cosa vuoi avere? Hai pensato che forse non sono così occupato? Cosa fai? Sono da poco a Italia, ma già ho scoperto questa meraviglia che si chiama tachipirina. A Italia non importa che sintomi hai, ti danno tachipirina. Vero? Hai mal di testa, tachipirina. Hai rotto il braccio, tachipirina. Hai cazzo piccolo, prendi tachipirina. E me lo fa crescere? No, ma ti passa la rabbia. Penso che sei arrabbiato che hai questo problema, no? Su questa logica, tutti che hanno riso adesso hanno dimensioni almeno normali. Tu esageri adesso, esageri con questa risata, basta, non ti credo. Esageri. Vabbè, statisticamente sembra che siamo giusti. Non credo tanto in statistiche, vi dico. Da quando ho letto quella che dici che una partita di sesso vale con 8 km di correre. Ma chi è questo che corre 8 km in 30 secondi, davvero? Un'altra statistica dice che a Italia un uomo su 10 è gay. A Milano 4 su 10. Ma parliamo di tutta Italia. Ma un uomo su 10 è gay. Ma questo significa che il mio gruppo di amici, uno è gay. Spero che Mario, che lui è molto carino. Ah, Mario, dimmi che sei tu, Mario. No, scherzo, non sono gay. Non ho niente contro i gay. Mio marito è gay, stai immaginando, Maradona. Ciao Mario, ciao. Io sono Tiberio, grazie, grazie, mi avete sostenuto veramente, grazie. Vi sono piaciuti i nostri video? Bene, allora iscrivetevi e ne vedrete di tutti i colori.